calci, pugni, coltelli alla gola. La cosa peggiore è stata quando mi ha menato, che era incinta di 7 mesi di mio figlio. Quella è stata la cosa peggiore. Picchiate, violentate, uccise dai loro uomini, mariti e compagni di una vita. Sono tante, oltre 7 milioni. Spesso hanno paura di raccontare, di denunciare. Hanno paura di non essere protette, hanno paura di ricadere in quel buco nero di violenze dal quale ogni volta è più difficile uscire. Una su tre ha vissuto quest'incubo e sa cosa vuol dire dover tornare a casa, con il rischio di passare un'altra serata a proteggersi dalle botte, con le braccia e le mani alzate. Ti amo! Ti amo. Ti amo. Io ti amo. Io non ti amo più. Gabriella, Francesca, Isa, sono le ultime tre. Brescia, Verona, Piacenza. Solo tre città a caso. Mogli, fidanzate, uccise nel fine settimana per motivi di follia passionale. Ma cosa rimane della passione di un amore in una mano che spara, strangola, accoltella? La strage è quotidiana e troppo spesso non viene raccontata. È una strage che ogni anno conta più di 23.000 vittime di lesioni gravi, 7.000 denunce per percosse e gli omicidi volontari, poi, sono più di 200 all'anno. Un bollettino di guerra difficile da fermare perché tutto accade all'interno di quelle mura domestiche, inviolabili dal mondo esterno, mura che avrebbero dovuto difendere e proteggere e che invece uccidono.